La mostra Felice Casorati, pittura che nasce dall'interno, al Museo Archeologico Regionale di Aosta, si compone di oltre 100 opere selezionate dal curatore Alberto Fitz, che ci consentono di ripercorrere la straordinaria avventura intellettuale e artistica di un grande protagonista della pittura del Novecento. È il 1924 quando il critico d'arte Lionello Venturi definisce nella sua presentazione alla Biennale di Venezia Felice Casorati come uno degli autori più degni di raffigurare l'attuale momento della nostra pittura. La mostra che realizziamo intende ripercorrere questa vicenda artistica straordinaria. Le Baccanti, Il Fidelio, La Follia di Orlando. Queste sono alcune delle opere in relazione con Felice Casorati, che è stato scenografo e che ha realizzato bozzetti di straordinaria eleganza. Quelli che abbiamo in mostra sono stati concessi in prestito dal Teatro alla Scala di Milano. Le due sorelle, o libro aperto, libro chiuso, 1921, un capolavoro assoluto di Casorati, insieme al celeberrimo ritratto di Maria Anna Telisi del 1918. Un ritratto che dimostra questa atmosfera sospesa, metafisica, concettuale, intellettuale che caratterizza tutta l'opera di Casorati e che ci consente di creare un legame con la scultura. Donna in barca, datata 1933, è un'opera di Felice Casorati in mostra al Museo Archeologico Regionale di Aosta. Si tratta di un capolavoro che denota la maturità dell'arte e della pittura anche concettuale di Casorati. Il ritratto di queste tre donne in una barca è una sorta di natività laica ed è una sintesi e un omaggio alla grande pittura del Quattrocento.